Ciao ragazzi, io sono BG25 e siamo qui su Retro Track Simulator 2. Siamo nella pagina proprio iniziale. Perché? Perché dobbiamo aprire il mod manager. Come detto, avrei installato una mod e vedere un po'. Provare una mod prima di prendere lo Scania. Già si vede qui che è un Peterbilt, però leggiamo quello che ci dice. Allora, la mod è attivata e verrà caricata. La mod è installata. Come si fa a installarle? Io non ho mai installato le mod. Mod attive, mettila qua. Ok, è attiva. Quindi facciamo confirm change. Non so perché, non è italiano, però questo è il mio profilo. Ok, è la foto di Babbo Natale. Non dite che è bruttino perché è bellissimo. Siamo ancora a livello 24. Abbiamo fatto 44.000 km. Dobbiamo comprare un nuovo camion, perché l'ultima volta con l'Iveco abbiamo fatto tutto, e quindi prendiamoci un nuovo camion. Soldi ce ne sono? Sì, soldi ce ne sono. Fantastico. Allora facciamo rivenditori, solo che adesso c'è un problema. Do cazzo me l'ha messo? Me l'avrà messo nel DAF? Non ho guardato. Sapete che non ho guardato dove me la poteva mettere? Non credo sia nel DAF. Allora dobbiamo beccarlo. Becchiamolo un po'. Aspettate un attimo che vado a beccarlo. Allora, sembra strano, ma è dentro l'Iveco. Non so cosa Peterbilt e Iveco abbiano in comune, però è qui dentro e noi guideremo questo fottutissimo camion americano. È vero, poi uscirà American Truck Simulator, ma quando uscirà chi lo sa? Non lo sa nessuno. Quindi facciamo subito personalizza configurazione. Madonna, che bello. Cioè, non potete dirmi che è brutto, è bellissimo, guarda qui. Mamma mia, che mostro. Avrò un po' di difficoltà. Guarda il letto. Guarda che si vede anche il letto. Bello, bello. Avrò un po' di difficoltà. Qua si vede. Che figata che c'è questo coso qui. È il camion dei miei sogni. È uno dei camion più belli mai realizzati, secondo me. Va bene. Comunque, scegliamo subito. Non possiamo cambiare niente. The standard. Standard 389. Perfetto. Possiamo cambiare. Ok. L'installazione di questo articolo. Va bene, non ti preoccupare. Possiamo cambiare tutte le ruote. 8x4. Bello. 8x4 com'è questo? Lowered. Questo invece è moderno. È più alto. Invece old school com'è? Fammi vedere. Old school cosa cambia? Scusa. È un po' più alto. Old school 8x4. Cazzo, io metterei old school. Ditemi quel che volete. Mi sembra più. Però si vede lì dentro. E non è proprio bellissimo. Moderno 8x4. Ah, cambiano le frecce. Ok, io pensavo cambiasse, fammi vedere da dietro invece. Cambiano le fetch. Però l'old school è l'old school. E il lowered invece, ok, però il lowered non mi piace tantissimo. Non mi piacciono i fanalini qua, mi piace tantissimo il modern. Il modern qui davanti mi piace tantissimo. Ok, lasciamo questo. Si possono, cioè adesso qui sentiremo miliardi di commenti perché non hai preso il 6, perché non hai preso il 4, perché non hai preso l'8, perché prendo quello che mi piace di più. È il mio gusto personale. Allora, poi andiamo avanti. Qua abbiamo un sacco di motori, che è una cosa incredibile. Packard, Caterpillar, Detroit, Cummins, ci sono tantissimi motori. Io direi di prendere. Sono messi in ordine, no? Non sono neanche messi in ordine. Perché non sono messi in ordine? Forse perché vanno in ordine di. Non so in che ordine seguono. L'ordine proprio delle cose, non lo so. Però io direi di prenderne uno potente. Ok, c'è un Caterpillar, però chiptuned. Mi suona di taroccato. No, chiptuned no, perché non ne voglio chiptuned. Però cazzo, un Caterpillar. Dobbiamo sentire anche come suona. Sapete che dobbiamo sentire anche come suona. Io direi che per il momento ne mettiamo. Ho detto per il momento. Che cazzo sono diventato? Un accento strano, non è neanche il mio accento natale. Io metterei questo Caterpillar. Mettiamo sto 8.40, che tanto è una bomba, quindi andiamo avanti. Qui abbiamo da scegliere tante trasmissioni. Ovviamente noi abbiamo la 12 marce, che 12 marce qua non ci sono. E questo è un problema, Io metterei questo qui con 6, perché io ho 6 marce, perché metterne 10... No, perché poi mi resterebbero comunque il cambio. Mettiamo questo qui da 6. Mettiamo questo da 6. 6 sono poche, però non c'è 12. C'è 13. 13, che cazzo di modello è 13? Mettiamo questo da 6, perché purtroppo c'ho 6 marce. 13. No, che non sia 13 più retromarcia. 13 più. No, perché poi sennò sarebbe.
Allora, io intanto metto questo. Se poi, quando avvio il gioco per registrare, mi accorgo che o il suono del motore non mi piace, o 6 marce sono in verità 5 più una retromarcia, vengo a cambiarlo dal meccanico. Quindi, per il momento partiamo con questo. Poi vediamo. Quindi, me l'hai installato questo, vero? No, c'è questo. Perché c'è quello? Ok, no, ok, mi cambia le cose. Perfetto. Poi andiamo qui. All'interno adesso è una bella... È molto bello sto cazzo di camion, guarda lì, guarda. L'unica pecca è che non si muove la levetta, ve lo dico già adesso, molto molto bello. Allora, noi abbiamo plastic, che è anche plastic, però Apple, no, che cazzo mi interessa a me della mela, no la mela non mi piace lì, ma già così è bello, già così è molto molto bello, porca troia. Abbiamo anche le riviste là, strano che siano riviste non da donna. Qui c'è questa, guarda che bella questa immagine. No, è troppo bella, troppo bella. Cioè, la fine del mondo. Ma non posso girarmi un po' più dietro? No, non posso girarmi un po' più dietro. Perfetto, che cos'era successo? Che mi ha cambiato in quel modo la fine. Anche qui sopra è bello. Molto, molto bello. Qui c'è il CB. Bello, bellino così. Vediamo il colore. Abbiamo tanti colori. Tanti colori. Grigio. DHL no, DHL no. FedEx ci potrebbe stare. TNT... no. La miseria, che bello questo. Quanto è bello questo. Ma quanto cazzo è bello questo. Cioè, lo adoro questo. Questo è veramente bellissimo. È veramente bellissimo. A parte il fatto che si vede quel giallo lì sotto, ma non fa niente, guardatelo qui. È una favola. È una favola sto modello. La miseria. Quanti accessori abbiamo. Siamo pazzi con tutti questi accessori. Divento folle. Allora, qui cosa sono? Le scalette. Fuel, o colorato o così. Io lo lascerei cromato, lo preferisco cromato. Qui cosa c'è? Questo. Ah, sono questi qua. Ok, perfetto. Fammi un po' vedere da, non si può zoomare un po' di più, no? Ok, l'accessorio heavy load non è compatibile con il telaio. Ok, non lo posso mettere. Questo non lo posso metterlo. Ok, quindi heavy load non lo posso mettere. A meno che... Proviamolo un attimo. Vediamo com'è. No, c'è qualcosa che non va. Allora, aspetta. Ma hai detto che non potevi metterlo. Invece mo lo metti. Vuoi rimuoverlo? Sì. Però lo lascia lì, lo lascia. Vabbè, si vede già così, è carino. Quanti ce ne sono? Sono questi. Oh, a me piace così. A me piace così coperto. Sì, mi piace così, lo lascio così allora. Mi piace, se mi piace, che ci possiamo fare niente. Basic sla... Oh, la miseria. Quante lucine ci posso mettere. Non ce l'avrò mai tutte quelle. Cos'è sto coso? No, così non mi piace. Ci starebbe bene, ma non per quello, per i miei gusti. Cazzo, questo sì che è un camion. E questo? No, questo. Oddio, no, questo no. Troppo tamarrello. Così è bello, però. Cazzo, se è bello così. Porca miseria, com'è bello. Qua cosa c'è? Potrei metterci. Sì, ciao. Fai sì, vediamo che mi dice. Ah, ok, così mi toglie. Che casino, troppe parti. Fermati un attimo. Allora, ritornami là e mettimi... no, però io lo gradivo questo pezzettino qua. Anche se non posso avere il nome, lo gradisco. Quindi continuiamo. Vediamo cos'è questo. Interior light. Interior. Scusa, allora andiamo all'interno. Questo qui cosa... Oh là. Italia, no, queste non mi piacciono. Poi mi distraggono, mi coprono la visuale. No, questo no. Cromato, sì. E dov'è quell'interior light? Scusi, ma avete detto interior light? Se l'è perso? Originale. Questi qua poi li mettiamo da fuori. Questo cos'è? Front mirror. No, questi li mettiamo poi dopo. Io volevo vedere quella interior light. Questi sono i bull bar. No, non mi interessa. Ed era qui sopra, da qualche parte. Boh, forse non ho acceso ancora le luci. Fammi un po' capire. Lui mi ha detto che se premevo qui, dove cazzo era? Interior light. Oh, io li metto blu. Non si vedono, però li metto blu. Questo cromato, però ho paura che mi copra un po', Vediamo se lo togliamo. Non saprei. Sapete, questa qui è una puntata difficile, però così ci sta bene, Così un po' old style. Ci potrebbe stare. Sapete che ci potrebbe stare tantissimo. Questo me lo fa mettere, ok, perfetto. Qua cosa c'è? Mini cool non lo posso mettere. Questo lo potrei mettere, questo numero non mi piace. Mini cool, fammi vedere com'è. Sì, rimuovi, voglio vedere com'è. No. Mi piace quello, mi piace. Dopo che una cosa mi piace, rimane in quel modo. Allora, new, fammi vedere cos'è sto coso.
so neanche cosa ho cliccato. Ah, oh, è la miseria. È la miseria, che bomboloni che gli sto mettendo. Custom, così o così un po'. Allora, già queste cose che c'hanno così non mi piacciono. Così mi sembrano troppo alti, così poi impossibili. No, così, mi piace così, mi piace. Mi piace così che non sia troppo elevata quella cosa lì. Qua sopra che ci posso mettere? Bug shield, no. No, 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 questo non mi piace, non mi piace. La cosa non mi piace, non la metto. Ella, questa no, eh. Non mi dire che c'è l'aquilotto lì. Non mi fa vedere un cazzo. La miseria, ci metto la cosina qua. Questa è veramente un'immagine fantastica. Potrei metterci anche le corna. Però le corna che cazzo mi rappresentano? Fammi vedere come si vedono da dentro le corna. No dai, no, le corna non ci stanno bene, non, cioè ci possono anche stare. Però guarda che bello, ci vedo la statuetta lì davanti. No, troppo bello, troppo bello. Va con la statuetta, vai con la statuetta. Vi ricordo che non posso accontentare tutti. A chi piacerà la statuetta, a chi piaceranno le corna. A me piacciono le statuette. Quindi continuiamo. Questi qui non posso cambiarlo. Questo, ci sono troppi pulsanti, mi fanno sbagliare. Allora, vediamo qua cosa c'è. Front mirror. Sì, questi ci vogliono. Sì, dai, questo ci vuole. Come grafica ci vuole proprio. Fammi vedere qua cosa c'è. Il logo cromato. Io lo lascio così, lo lascio, la miseria, sì, che cazzo se li mette tutti. Texas American Eagle. Cos'è sta American Eagle? Se mi togli tutte quelle... No, così non mi piace, è troppo... Fammelo vedere così. No. Texas Rolled End. È già così, c'ha il suo perché così, C'ha il suo perché, e vediamo di modificarlo anche. E che vado in confusione con tutte queste cazze di cose. Qua cosa c'ho? La miseria, guarda quanti ne ho. Bumper wheels. Non so manco cos'è il bumper wheels. Non so cos'è questo coso, però non mi piace. Bumper wheels l'ho mettito sorella poi. Shilton, cos'è sto Shilton? No, non ho proprio idea di cosa siano. Li sto guardando insieme a voi, quindi non so veramente cosa mettere. Sapete che la lascio in quel modo, senza diventare troppo matti. No, toglielo allora, va. Questo cos'è? Questi sono i cerchi, guarda lì. Io gli metterei l'American Dream, ci sta bene. E le gomme ci metto le runner. Oh, queste sono... però sai che queste qua ci stanno meglio. E ci stanno meglio quelle. Allora ci mettiamo le... US Wheel. Ah, forse mi dà anche le ruote. US Wheel, ok. Allora mi dà anche le ruote. Dobbiamo pianificare anche le ruote. Perfetto, ok, ho capito allora adesso come funziona. Quindi le ruote qua, questo qui... Frame black, frame red, frame... sì, no, puliscilo, fai. Pittura, la miseria, no, troppe cose. Come si fa a tornare di nuovo lì che dove eravamo prima? Ok, certe volte mi scompaiono le cose. US, e poi ci metto le US tire, US wheel e le US tire. Ok, perfetto, bello. Cazzo, se è bello questo. Come giro le cose mi scompaiono i pulsantini, sapete? È un casino, Qua che cazzo di gomme ci hai messo? Ok, no, me l'ha messa già corretta. Perfetto. Poi, quindi, dietro l'abbiamo fatto. Qui dietro abbiamo questa cosa qui da sistemare. Sarebbe bello da mettere due lucine dietro. Reverse light, reverse long light. Così, ne mettiamo due perché non ho proprio voglia di stare lì a mettere tutte quelle cose. Diventerei matto. Guarda che bello. Troppo bello. Poi cosa c'è qua? Faccio fatica anch'io. Sto facendo fatica a capire cosa sto modificando e cosa non sto modificando. Questo me l'hai messo US Wheel, sì. E me l'hai messo le US Tire. Sì, me l'hai messo, perfetto, sei bravissimo. Allora, qui sopra cos'è? Io questo interior light blu non so veramente cosa va a modificare. Quindi non lo facciamo. Roof accessory, ok. Fammi capire. Anche qui delle lucine. Però diventa pecchiano, no? Diventa troppo per me. Per i miei gusti troppo poi. Qua cosa c'è? Ok, queste qua sono le canne, i scarichi in pratica. Io lo lascerei anche così, Io lo lascerei così. Mi piace e quindi lo lascio così. Questo qui cos'è? Air cleaner. O cromato. Cromato o no, lascio dipinto. Air pipe, ok. Questo qui lo metti, no, dipinto. E questo cos'è? Air pipe. La miseria, troppi cannoncini c'ho. Vabbè, comunque se ce li rimette, lasciamoli.
quello lì lo guardiamo lì. Poi qui sopra cosa abbiamo? No, questo non mi piace, cromato non mi piace nemmeno, mi manca, è un casino, sarà un casino poi quando guiderò, vabbè, comunque poi ne ci penseremo. Questo cos'è? Cromato, e non mi fa mettere, vabbè, non c'è il muso piatto, quindi non mi può far mettere qualcosa che non posso vedere. Ok, ok, fammi vedere un po'. Allora, di qua abbiamo messo tutto, solo quella luce interna, non ho capito che cazzo è. E beh, d'altronde non mi fa accendere le luci. No, va bene questo, dai. Va bene così, fammelo vedere da fuori però. Ricontrolliamo da fuori, senza pulsantini. Beh, ci sta, dai. Ho paura però che le luci non siano potentissime, Spero poi di vedere, perché... Boh. Così però è cattivo, così è cattivo. Mettere troppe luci, no, qua non lo vedo proprio bene. Non ho capito questo che cazzo è. Ce l'ho messo io, ce l'ho messo. Allora, Texas Roller End. Non riesco più a capire neanche quale devo cliccare. Texas Roller End, lo cancello un attimo. Ah, ok. Standard. Standard com'è? Anche standard è bello però. Ma io quasi quasi lascio standard. Sapete che lascio standard? Perché mi piace comunque. Qua cos'è questo coso che lampeggia? No, US Wheel, va bene. Qua cos'è? Le gomme. E quindi io come cazzo dovevo fare per... Possiamo mettere qualche lucina qua, però... Non vorrei farlo diventare troppo... Anche un light chrome. Vediamo se ci sta. Uno di qua e uno di qua. Accendi le luci. Ci stanno, dai. Sarebbe bello da mettere tutto, però poi secondo me ammazza il frame rate in un modo incredibile. Questo non ne sono convintissimo, Sapete che non ne sono convintissimo di questo? Come cazzo ho fatto a metterlo qua? No, non mi piace. Non mi piace, se si vede in mezzo. No, non mi piace, mi piace così. Boh, secondo me è un gran camion. Secondo me è bello, secondo me. Guarda là, c'è anche il letto. Bellissimo, non so come si fa ad accedere al letto, ma c'è il letto che secondo me è da favola. Sì, dai, questo. È inutile pensarci. Quando una cosa ti piace, ti piace. Cioè, con questa cazzo di bambolettina qui davanti, l'angioletto, è la fine del mondo. È la fine del mondo. Volevate le mod? Ecco la mod. Molto bella questa mod. Molto bella. Vi lascio come sempre il link in descrizione al mio sito, che vi rimanda poi a tutte le mod di tutti i giochi. Quindi c'è un sistema organizzato di mod e tutto qua. Bello. Secondo me possiamo divertirci. Quindi, facciamo così. Ok, conferma. 65.000 euro soltanto? Me lo regala in pratica. E in pratica me lo sta regalando. Oh, vabbè, compriamolo. Dove sono? Io mi sono scordato qual è il mio cosino. Dove sono? Mi sono ficcato io, qualche parte stupida. Zane, no, dov'è il mio lavoro, la mia zona? Questo sono io, eccolo. Ok, regalaglielo. Ok, è stato trasferito a Christine's Inside. Ok, perfetto. Perché non me lo fa vedere? Se faccio guida, vediamo che succede. Ok, molto bello, molto molto bello. Posso girarmi anche dietro, guardate dietro. Che figata, che figata. Cioè, vedo il letto. Anche se il letto mi sembra un po' fatto male, però cazzo, posso entrare anche qui dietro. Lì c'ho il forno a microonde. Qui ho gli specchietti. Dagli specchietti non vedrò un cazzo, va bene. E ci può stare, gli specchietti che non vedrò niente. E va bene, non vi anticipo niente. Noi ci vediamo nella prossima puntata, dove proveremo questo mostro. Io lo chiamo mostro, voi chiamatelo come volete, ma io lo chiamo mostro. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto con un commento, e noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!